Buongiorno a tutti, allora iniziamo puntuali oggi alle 16 con questo nuovo appuntamento dei volti della sostenibilità. Da parte mia un benvenuto, un bentrovati, sono Luca Lepre di Cisco, sono solo a servizio di questa manifestazione, di questo incontro per aiutare la partecipazione a distanza utilizzando la nostra piattaforma WebEx. Giusto alcune indicazioni molto brevi per partecipare. Utilizzate la question answer, la finestra Q&A, se avete commenti, soprattutto domande per tutti i relatori. Quindi questo è il modo per interagire e comunicare all'interno dell'evento. E con questo non mi resta altro che passare la parola a Rossella per dare inizio all'incontro di oggi. Grazie a tutti e buona partecipazione. Grazie a Luca, benvenuti a tutti i relatori e alle tante persone collegate da remoto. Avevamo 650 iscritti per questa tappa, ovviamente non tutti riusciranno a collegarsi, comunque è un numero decisamente alto. Oltre a ringraziare Cisco per l'utilizzo della piattaforma Webex e l'assistenza nella gestione dell'evento, ringrazio l'Università LUM, l'Ordine dei Commercialisti e il Forum RSI di Confindustria Bari, che con noi hanno organizzato i contenuti e hanno individuato le case history, i relatori da coinvolgere. Come avete visto dalla schermata iniziale, la tappa ha come sottotitolo L'impegno per la trasparenza e la sostenibilità. È un titolo importante. Si chiuderà, se siamo tutti puntuali, alle 17:30. Gli interventi saranno brevi, ma sono certa che saranno anche molto interessanti. Vi dico come si svolge la tappa. Ci saranno i saluti di Elbano De Nuccio, che è il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bari, e di Mariana Bianco, che è la coordinatrice del Forum RSI Confindustria Bari e BAT. E successivamente ci sarà una riflessione del professor Angelo Russo, che è delegato alla ricerca e alla sostenibilità dell'Università LUM, e ci introdurrà un po' il tema della rendicontazione e della trasparenza. Seguiranno le testimonianze di Gianni Bottalico di ASVIS sull'Agenda 2030 e di Donato Calace di Datamaran sul tema della materialità. Il nostro programma prevede poi l'intervento di alcune organizzazioni che racconteranno progetti e iniziative di sostenibilità. In particolare due interventi, quello dell'Acquedotto Pugliese e quello di Enel, faranno anche riferimento al tema della rendicontazione. Ci sarà un breve spazio per le domande, le conclusioni saranno affidate a Francesco Manfredi, che è prorettore dell'Università LUM ed è delegato alla terza missione. Come gruppo promotore mi fa piacere ricordare che è la terza volta che organizziamo la tappa a Bari e anche negli anni precedenti abbiamo raccolto testimonianze di aziende che a volte ci hanno stupito perché non immaginavamo che avessero delle iniziative, dei progetti, delle strategie così sviluppati. Oggi è ancora più importante essere qui, nonostante l'emergenza, perché noi riteniamo che tutte le imprese devono avviarsi, se non l'hanno già fatto, verso un percorso di sostenibilità, ma anche ricordare che siamo tutti più di prima, tutte le organizzazioni sono case di vetro esposte al giudizio degli stakeholder. Quindi dobbiamo essere molto bravi a definire politiche sostenibili, ma anche a condividerle con i pubblici interni ed esterni dell'organizzazione. Durante le tappe del Giro d'Italia, questa è la sesta di quest'anno, abbiamo raccolto veramente tante esperienze positive e soprattutto una cosa che ci ha colpito è l'impegno delle imprese
ad essere agenti di cambiamento e a stimolare attraverso una partecipazione attiva un processo di innovazione e trasformazione per andare, come dicevo anche prima, verso uno sviluppo che deve essere sempre più sostenibile. Quando riprenderemo, diciamo, l'attività normale, bisogna ripartire col piede giusto. Abbiamo fatto degli errori in passato e adesso dobbiamo concentrarci su tutte le azioni che possano migliorare la qualità della vita delle persone, la salute delle persone e del pianeta. Volevo ricordarvi che il titolo generale del Salone quest'anno è I volti della sostenibilità. È un percorso che dopo 14 tappe ci condurrà all'edizione nazionale 29-30 settembre a Milano, augurandoci di poterla fare in parte live e non solo in streaming. Sarà un'occasione per noi per continuare a valorizzare l'impegno delle persone per lo sviluppo sostenibile. Per questo abbiamo scelto il titolo I volti della sostenibilità, perché dietro ad ogni stakeholder ci sono le persone e noi su quelle puntiamo per un cambiamento che deve essere per forza urgente. Lascio subito la parola a Albano Denuccio, che è presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bari. Grazie, prego Albano. Buon pomeriggio a tutti. Mi è particolarmente gradito porre un caro saluto a nome mio personale e ovviamente l'Ordine Autori Commercialisti degli Esperti Contabili di Bari che rappresento. Mi sia consentito anche esprimere un ringraziamento personale alla dottoressa Sobrero, Rossella Sobrero e ad Angelo Russo per l'invito che mi hanno rivolto e ovviamente hanno rivolto alla platea dei professionisti e dei commercialisti baresi che, come tutti i professionisti italiani, sono direttamente coinvolti a fianco degli imprenditori in questi percorsi di responsabilità sociale e aziendale. Ora, il tema è un tema di grande attualità, è inutile dirlo che tra l'altro interviene in un momento storico particolarmente significativo, proprio sull'aspetto anche della diciamo rivisitata valutazione che deve essere fatta del ruolo dell'imprenditore, delle imprese all'interno del mercato e dell'ambiente in cui opera. E faccio riferimento in particolar modo all'attenzione sempre maggiore che viene posta da parte degli imprenditori, e tra l'altro questa mia considerazione nasce da un'osservazione diretta all'interno del mercato, dicevo, da parte dell'imprenditore rispetto alla necessità di integrare valori etici, sociali e ambientali all'interno dell'azienda. Abbiamo assistito negli ultimi anni ad un'evoluzione importante del ruolo della responsabilità sociale, della responsabilità all'interno delle aziende, passando da quasi un tema di nicchia. Io ricordo i primi tempi quando si parlava dell'importanza anche dell'approccio alle non financial information come di un tema che riguardasse solo un nucleo molto ristretto di aziende, quasi non cogliendo gli effetti diretti e benefici derivanti da un approccio invece più approfondito di questa tematica, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui posso asserire con cognizione di causa che oggi rappresentano il nucleo centrale anche della pianificazione strategica delle aziende. Questo passaggio evolutivo è dettato esclusivamente dal fatto che gli imprenditori per primi si sono resi conto di quali sono gli effetti benefici di un approccio fondato sull'analisi della corporate social responsibility, quindi responsabilità di carattere sociale, con riferimento ai vantaggi di carattere fiscale, vantaggi sulla valutazione del rischio aziendale, vantaggi nelle dinamiche interne di relazione anche con la forza lavoro, col capitale umano dell'azienda, vantaggi dettati anche alla capacità di poter prevenire situazioni di rischio. Un altro aspetto rilevante, e questo lo dico a beneficio anche degli interventi che si susseguiranno, è rappresentato anche dal cambio di prospettiva, o meglio, dal cambio di analisi rispetto al tema della responsabilità sociale. E cerco di essere più chiaro, con riferimento soprattutto alla determinante, a vedere in quest'ultimo la determinante del vantaggio competitivo. Facevo una considerazione, io tra l'altro saluto anche, ho omesso di salutare il professor Manfredi, che tra l'altro è il proiettore della mia università, visto che sono anch'io strutturato alla LUM, quindi con un occhio un po' più da aziendalista e meno da commercialista, faccio questa considerazione che ritengo essere utile anche a beneficio della discussione che sicuramente si accenderà successivamente.
Ovvero, oggi il tema della responsabilità sociale rappresenta una determinante di vantaggio competitivo specifica, cioè un vantaggio competitivo di differenziazione. Prima parlava la dottoressa Sobero rispetto all'importanza che viene data da parte degli stakeholders, quindi di tutti quei portatori di interessi del sistema di impresa rispetto al tema, a temi chiaramente etici, sociali e ambientali. Ma questo consente all'azienda di configurare, di rafforzare un proprio vantaggio competitivo che in un mercato come quello attuale, ovviamente colpito anche da una crisi e da un'emergenza economico-finanziaria senza precedenti, può rappresentare non solo una fonte di innesco di un successo aziendale, ma addirittura rappresenta una fonte di sopravvivenza del soggetto economico nell'azienda. Quindi il passaggio evolutivo è proprio in questo, cioè nel considerare questi aspetti come elementi necessari affinché il soggetto economico possa conservare la propria attività e permanere all'interno del mercato. E da ultimo, e concludo perché non voglio rubare spazio e tempo ai relatori, l'aspetto anche della reputazione, che è un aspetto che io ritengo essere essenziale. La reputazione ora definisco quasi una sorta di ricognizione cognitiva di quello che si è fatto e dei risultati ottenuti. Attraverso, in altre parole, l'analisi della reputazione del soggetto aziendale, io da professionista, io da, diciamo, da cittadino, da consumatore, da portatore di interesse, sono in grado di capire quello che l'azienda è stato, quello che l'azienda è, ma soprattutto quello che l'azienda sarà all'interno del mercato. Grazie a tutti, auguro a tutti una buona continuazione dei lavori e grazie ancora per l'invito rivolto. Grazie, grazie dottor De Nuccio. Pensi che ci sono degli studiosi che dicono che oggi siamo entrati nell'economia della reputazione. Questo per agganciarmi alla sua ultima parte della riflessione. Adesso passo la parola a Marianna Bianco, che è la coordinatrice del forum RSI di Confindustria. Mi fa piacere anche dire che Bari e BAT ha anche questo forum che in altre realtà confindustriali non c'è. Quindi, Mariana, come mai nasce proprio a Bari questo forum? Nasce da una volontà nel 2006 del presidente Laterza di voler fondare, diciamo, questo organo all'interno di Confindustria perché erano presenti delle aziende, forse io non ero ancora tra loro, però di imprenditori illuminati che nel lontano 2006 compresero che la responsabilità sociale di impresa forse in un futuro sarebbe diventato il nuovo modello su cui strutturare la propria impresa. E di lì il lungo percorso che ha accompagnato le nostre aziende a diciamo sviluppare sempre più una consapevolezza sulla tematica. D'altronde, insomma, ringrazio ovviamente di essere io personalmente penso per il terzo anno invitata da te, Rossella, e dal tour, come appunto nella tappa del Salone di Bari. Con le imprese anche che rappresentiamo. Oggi più che mai il Covid ci pone ad una grossa sfida che non è solo del campo sanitario, cioè oramai possiamo dire che questo Covid cambierà proprio le abitudini comportamentali del popolo e la grossa sfida del sistema industriale. Concordo con le osservazioni del collega precedentemente saranno proprio quelle di rimodulare la propria modalità di fare impresa su quelli che sono i goal già stabiliti dell'azienda, dell'Agenda 2030. Noi forse mi piace dire siamo fortunati perché abbiamo già capito tempi addietro che un cambiamento di rotta delle nostre politiche aziendali avrebbe portato forse a sopravvivere, non pensavamo al Covid sicuramente, ma ad un cambiamento che oramai il mondo ci chiedeva di dover affrontare. Ecco, diciamo che forse questa pandemia ci sta portando ad un'accelerazione e a una maggiore consapevolezza di quelli che sono dei percorsi che noi già da tempo abbiamo intrapreso all'interno delle nostre aziende. Sicuramente le osservazioni fatte inerenti alla differenziazione, ai vantaggi competitivi. Io da imprenditore e da imprenditori che rappresento, mi piacerebbe più spostare l'attenzione invece su quella che è la responsabilità che noi oggi
stiamo affrontando sul territorio. La responsabilità non solo nei confronti delle nostre risorse umane, dei nostri dipendenti, della sicurezza dei nostri dipendenti sui luoghi di lavoro, ma anche la responsabilità che abbiamo sul territorio che ci circonda. Non per nulla diciamo che oramai siamo completamente alleati no, con la comunità che è in seria difficoltà e aumenta notevolmente la loro povertà a causa di questo purtroppo fenomeno che stiamo subendo. Sicuramente in questo momento non ci sono delle manovre chiare, non ci sono dei supporti chiari, ecco perché a maggior ragione viene evidenziata ancora di più la nostra responsabilità. Ecco, oggi come non mai mi sento di dire che rappresentiamo anche inconsapevolmente proprio la parola principale della responsabilità sociale dell'impresa oggi sul territorio, no? Cioè, oggi l'impresa è chiamata a supportare qualcosa, è una sfida incredibile quella che stiamo per affrontare, una sfida che credo appunto riusciremo a superare solo se riusciamo ad applicare quelli che erano e sono i, no? I cardini dei goal del, già prefissati nella agenda. Cioè, ieri rileggendoli pensavo che alla fine c'è chi lo faceva naturalmente e chi oggi per sopravvivere è spronato a farlo ancora più velocemente, no? Il rispetto di tutti quelli che erano le buone prassi che noi nei vari tour raccontiamo, ma che oggi mi sembra di riconoscere sul territorio per quelle poche aziende che oggi possono, meno male al secondo... a questa fase 2, però insomma rendiamoci conto che per 2 mesi abbiamo avuto un lockdown che sta costando caro. Quindi oggi appunto credo che più che mai la responsabilità sociale di impresa sarà la chiave di volta proprio della futura economia. Io non penso che parleremo più di altro, cioè nel senso che secondo me il Covid ha dato un'accelerata. È un cambiamento di registro totale. Spero che non si torni indietro, ma sarà difficile tornare indietro, perché quei pochi tanti che resisteranno avranno fatto loro un nuovo modo di fare business, come consumatore, di riconoscere finalmente quelli che sono i veri valori di un'impresa e di un prodotto, che non sono soltanto quelli magari no, del marketing, della pubblicità mera e propria. Quindi, niente, vi auguro, sono curiosa di sentire i prossimi interventi e, insomma, vi auguro un buon proseguimento. Grazie Mariana, soprattutto grazie per questa convinzione che sarà così. Guarda, nella vita sicuramente bisogna essere convinti, no? Mi insegnate, diciamo che noi imprenditori abbiamo un grosso ruolo, cioè dobbiamo sognare i nostri business, inseguirli nonostante tutto, perché sapete le innumerevoli difficoltà in cui ci imbattiamo. Ecco. Quindi noi siamo dei sognatori, soprattutto noi imprese del sud, Rossella, perché come sai, noi partiamo già svantaggiate, però come hai accennato tu, non credevi di avere queste realtà al sud e invece al sud ci sono come importanti realtà dinamiche sull'argomento. Grazie Mariana. Grazie. La parola al professor Russo per una riflessione un po' più articolata, diciamo, sul tema della rendicontazione. Prego Angelo. Sì, grazie Rossella. Io spero di riuscire a brevissimo a condividere il mio schermo con voi per proiettarmi veramente poche slide. Mi unisco ai saluti e ringraziamenti di rito e consentitemi realmente di ringraziare tutti i relatori che hanno aderito prontamente alla nostra richiesta che viene fuori dalle continue conversazioni tra me e Rossella in particolare. Consentimi di dire Rossella, forse io in modo un po' prepotente ho voluto questo tema della trasparenza e rendicontazione. La rendicontazione è solo uno degli aspetti di cui parleremo oggi e che è direttamente collegato
al tema della trasparenza, perché sentirete parlare di certificazioni di filiera, di tracciabilità di filiera, di, come hai anticipato tu, anche di rendicontazione con l'esperienza in particolare di due aziende, e il tutto in un contesto che è in continua evoluzione per quanto riguarda la sostenibilità. E mi riferisco al ruolo fondamentale, li ringrazio, che ASVIS, il dottor Bottalico, che abbiamo la fortuna di avere oggi, sta a livello istituzionale portando avanti e conducendo, per poi culminare in quella che secondo me è la visione del futuro, cioè l'analisi di materialità, e qui avremo il piacere di ascoltare la testimonianza del dottor Calace. Io ecco, entro subito nel merito, avendo una valanga di slide per questi 10 minuti che ho a disposizione. Io in particolare vorrei condividere con voi una riflessione su quella che è il grado, lo stato dell'arte sull'integrated reporting, quindi reportistica non finanziaria, bilancio integrato, per dirlo all'italiana, che forse funziona meglio. Perché l'ho voluto? Perché credo siamo in un momento storico in cui si parla tanto di trasparenza, ma perché se ne parla? Perché se anche nella rendicontazione le aziende stanno sempre più facendo in modo di portare dentro le proprie attività di rendicontazione anche questi fantomatici dati ESG, e quindi stiamo moltiplicando le informazioni a nostra disposizione, le aziende che secondo me adottano questa prospettiva dovrebbero in realtà essere già trasparenti per definizione. Qui mi è venuto un po' il dubbio, a me piace parlare delle cose che vanno male, ecco, perché come mi disse il mio maestro, il professor Pivato all'epoca, le cose che vanno bene non si dicono, parliamo di quelle che vanno male. Quindi pongo sempre domande su quello che è un po' lo stato dell'arte nella fattispecie del rendicontazione non finanziaria e bilancio integrato. Credo che all'osservazione della realtà mi vengono in mente due considerazioni fondamentali. Allora, la prima è che noi aziendalisti, le aziende sono bravissime, come dire, a crearsi dei benchmark, quindi ciascuno di noi è molto semplice nel caos dire di essere leader o migliori di altri se non si hanno dei framework di riferimento chiari, condivisi a disposizione. Il problema è che forse oggi i framework in termini di reportistica e di rendicontazione ce ne iniziano a essere davvero tanti, e non sempre tutti questi framework di rendicontazione sono molto allineati tra di loro. Da lì traggo due conclusioni che avete qui un po' evidenziate nella slide. C'è molta incoerenza, e adesso provo un po' più a andare nel dettaglio, e spesso l'eccessiva rincorsa della rendicontazione per andare dietro degli standard sta iniziando ad essere un problema. Che cosa intendo dire? Allora, il primo passaggio l'ho provato di analizzare dal punto di vista un po', come dire, da accademico, ho fatto la mia brava review della letteratura, c'è questo interessante studio che cito qui in fonte. Questi due autori mettono sostanzialmente, hanno fatto un esercizio molto semplice, sono andati a contare gli indicatori, le metriche, le unità di misura che vengono tipicamente utilizzate da chi fa reportistica non finanziaria per rendicontare solo ed esclusivamente quello che è l'employee health and safety. Quindi guardate la valangata di indicatori per misurare un aspetto, e questo credo non faccia altro che aumentare un po' la confusione esistente nel mondo della comunicazione della rendicontazione non finanziaria. Poi ho provato a guardare il secondo aspetto, l'imputazione dei dati, dal punto di vista un po' più, come dire, il mondo reale. Qui faccio anche un po' di pubblicità agli amici di Etica News, che sono sempre bravi con dei titoli molto efficaci a raccontarci delle storie attuali. Questo è un titolo di meno di un mese fa, rating ESG, l'azienda si ribella e fa causa. Qui è un'azienda che fa causa ad una emittente di rating di sostenibilità perché ritiene che le informazioni pubbliche o poco pubbliche non hanno dato la giusta valenza a quello che è, come dire, il vero grado di sostenibilità che questa azienda dichiara di essere. Qui però c'è un problema alle spalle: se io sono trasparente non dovrei aver paura di quello che vado a comunicare in giro. E poi la notizia, questa è di settimana scorsa, noi oggi abbiamo anche la fortuna di avere la dottoressa Genuardi di Enel, che potrà confutare e correggere questo titolo nel caso, mi ha colpito tantissimo. Enel si fa il suo integrated, e in particolare, sottotitolo ancora più interessante, il report integrato di Enel, da poco pubblicato nella sua ultima edizione, non segue framework inesistente. E qui, come dire, Enel ha tutta la mia solidarietà, perché in un marasma di standard e di
strumenti di rendicontazione, forse l'azienda entra nel caos, nel pallone, e preferisce, per dare efficacia allo strumento, come ricordava l'amico, il presidente De Nuccio, efficacia strategica, uno strumento che deve essere prima di tutto a supporto delle decisioni manageriali. Ora, dall'osservazione di questi fenomeni io mi sono posto delle domande, e qui in pochissimi secondi, minuti, provo a presentarvi uno studio che ho portato avanti. Parto dalla review della letteratura, come di solito faccio quando mi pongo delle domande di ricerca, e mi sono imbattuto in questo titolo che secondo me, come dire, autoesplicativo. Il report integrato è un po' come Dio, nessuno l'ha mai conosciuto ma tutti ne parlano, e questo credo descriva bene lo stato un po' di confusione che ritengo esista tutt'oggi. Perché confusione? Mi sono posto delle domande, ma l'estrema sintesi è: a che punto siamo parlando di report integrati? Quanto sono realmente integrati? Io parto da un assunto molto semplice. Nella mia idea, probabilmente alle volte tendo a semplificare troppo, ma report integrato dovrebbe essere l'insieme di informazioni chiare. Da un lato abbiamo i dati economico-finanziari, dall'altro abbiamo i dati ESG. Integrazione vuol dire metterli insieme, ma metterli insieme vuol dire fare in modo che il dato ESG dialoghi con il dato economico-finanziario, quindi che la componente ESG di un report dialoghi con la componente fiscale, economico-finanziaria del bilancio di esercizio. Altrimenti corriamo il rischio che restino queste due anime due pagine di una bellissima brochure aziendale, dove da un lato presento il mio bilancio di esercizio, dall'altro presento delle storie con un fantomatico storytelling di esperienze di natura environmental piuttosto che social, che va benissimo, ma sono ben lontani, parere personale, dall'essere espressione di un'integrazione, di uno strumento che, ripeto, deve essere a supporto delle decisioni aziendali. Che cosa ho fatto? Per portare avanti questo studio sono partito dai principali indicatori standard di riferimento esistenti al mondo, come non parlare del GRI, l'astro nascente, il SASB, poi sono andato un po' sull'italiano, li ho presi un po' tutti, quelli più noti e più diffusi, li ho analizzati, li ho codificati, che vuol dire sono andato a guardare ogni singolo indicatore di tutti questi standard di riferimento, li ho selezionati per fare in modo che di identificare quegli indicatori che avessero una corrispondenza nel bilancio di esercizio civilistico italiano, perché altrimenti non arriviamo all'integrazione se un dato ESG non è in grado di parlarsi con un dato di economico-finanziario. Poi ho fatto un classico fine tuning, che vuol dire ho fatto una selezione, come vedete un po' qui dai numeri, di tutti gli indicatori, per arrivare ad quello che io chiamo uno schema di bilancio integrato, consentitemi di dire, poi sarà il tempo a giudicare, realmente integrato. Qui vi do un esempio rapidissimo, parlo un po' più magari ai colleghi commercialisti che spero ci ascoltino. Questo è un estratto di questo mega foglio Excel che ho costruito, dove qui vedete tutti gli indicatori dei vari standard. Qui questa è una singola voce di stato patrimoniale B1.2, costi di sviluppo. Come vedete il GRI, il framework, non ha alcun indicatore che possa essere collegato ai costi di sviluppo, cosa che invece accade con altri indicatori. O ancora meglio, questo estratto da conto economico lo si vede parlando della voce B6, materie prime, costo per materie prime. Qui vedete, qui ci sono altre 10 righe di Excel che fanno riferimento alla voce materie prime, ma c'è tutto, perché c'è la percentuale di fornitori appartenenti a una regione che mi interessa rendicontare, perché voglio capire, come diceva Mariana Bianco, quanto il mio legame con il territorio e quindi numero di fornitori pesa rispetto al mio costo di materie prime. Ecco, questo esercizio è stato fatto per capire se ci fosse un reale grado di integrazione. Il risultato principale che vi mostro è, secondo me, sconvolgente, qui lo dico in accezione negativa. Il 74% degli indicatori, più o meno di tutti i più importanti standard, è stato escluso, cioè non ha alcuna attinenza a quello che è il bilancio di esercizio, in particolare civilistico italiano, di riferimento. Se guardate poi, per esempio, dentro il GRI, è ancora più disarmante quello che vado a leggere, perché tutto l'81% è ciò che fa riferimento al 102, chi ha dimestichezza col GRI conosce bene, al General Disclosure, non riesce a dialogare con quello che è il bilancio civilistico italiano di esercizio.
sono andato a fare una verifica per capire, ecco, standard per standard, a che cosa si potesse associare ciascun indicatore ESG, e come si vede è più o meno il conto economico che la fa da padrone, perché la gran parte degli indicatori riescono a dialogare bene in tema ESG con quello che è il bilancio civilistico italiano. Da ultimo, e ho concluso, mi sono, come dire, divertito da accademico a provare ad applicare un case study, ne ho preso uno a caso, Barilla. Perché Barilla? Perché così da amatore ritengo che facciano un ottimo lavoro in termini di rendicontazione finanziaria, il bilancio di sostenibilità di Barilla è fatto più che bene, quello che ne viene fuori è altrettanto disarmante, che Barilla non riesce a comunicare tutto ciò che vorrebbe in termini di integrazione reale con il bilancio civilistico. Ecco perché ho esordito dicendo proviamo a parlare delle cose che vanno male, perché spero che su questo si possa arrivare ad una riflessione, che io chiudo in questi termini. Allora, per le imprese, io gradirei avere sempre più un orizzonte che vada sul quantitativo, semaforo verde, e non sul qualitativo, perché le informazioni qualitative dei report di sostenibilità molto spesso raccontano storie. Io non voglio sentirmi dire quanti progetti sono andato a finanziare in Africa per supportare la fame nel mondo, ma da stakeholder voglio sentirmi dire quanti progetti, quanti euro, ma soprattutto qual è il ritorno di ogni singolo euro che tu hai investito per avere un reale ritorno sociale. C'è un ruolo, secondo me, fondamentale degli investitori, dei mercati in generale. Bisogna accompagnare il processo di trasparenza, cioè bisogna che tutti gli operatori del mercato siano sempre più trasparenti. E ultimo, secondo me il messaggio più importante che vorrei lasciare, qui lancio un appello pubblico all'amico presidente Elbano De Nuccio dell'Ordine dei Commercialisti, per fare in modo che prima o poi il messaggio arrivi direttamente al Consiglio Nazionale Commercialisti. Non è possibile, lo dico da commercialista, che un'istituzione come l'Ordine dei Commercialisti, Consiglio dei Commercialisti, non sia attore protagonista di creazione di uno standard di riferimento che sia obbligatorio, qui voglio essere molto duro, perché altrimenti continuiamo a costruire degli standard che continuano ad aumentare confusione, ma non danno un reale supporto alle aziende che devono poter lavorare e prendere decisioni grazie ad un bilancio integrato. E qui mi taccio, consentitemi di ringraziare pubblicamente dottor Giorgio Valenza, che mi ha supportato e sopportato in questo studio, che ho sforato di qualche secondino. Sì, grazie Angelo per la riflessione, soprattutto per i messaggi che oggi non abbiamo tempo di approfondire, ma che sarà interessante proseguire nei prossimi mesi. Volevo dire a tutti che le slide dei relatori, dopo che avremo chiesto la loro autorizzazione, saranno inserite sul sito del Salone nella pagina dedicata alla tappa di Bari. Quindi si potrà rivederle con più calma, anche perché ci sono argomenti che necessitano di una riflessione che non può essere veloce. Io passerei la parola, se mi sente, a Gianni Bottalico. Ci sei, Gianni? Abbiamo perso Gianni Bottalico. Ma mi sentite? Ah, ci sei, ciao. Sì, ci sono, buongiorno, ciao. Ecco. Allora, ASVIS, ne approfitto per ricordare che ASVIS è nel gruppo promotore del Salone e che diciamo quasi sempre riesce ad accompagnarci anche nelle tappe di questo Giro d'Italia. Quindi Gianni, a te la parola. Grazie, orgogliosamente, ci sentiamo orgogliosi di partecipare insieme a te e insieme a tutti quanti a questa avventura, perché è una cosa che continua, interessante. Buongiorno a tutti coloro che sono ai relatori e a coloro che sono collegati. Come dire, io ho sempre, essendo barese di origine, ho sempre un grande ricordo, quindi non perdo occasione di ricordarlo a me stesso, innanzitutto. Dove siamo? Beh, noi in questo momento siamo a un bivio,
La crisi che è stata ricordata del Covid-19, che non è soltanto una crisi sanitaria, sta comportando tutta una serie di cambiamenti. Noi siamo un bivio perché abbiamo due strade davanti a noi. Una è quella che ho sentito con molto piacere dalla dottoressa Bianco quando ci ha rappresentato, come dire, questa forza del cambiamento, questa voglia di cambiare, la voglia di un modello che cambia, uno sviluppo sostenibile che è al centro delle politiche istituzionali e aziendali. E quindi da una parte c'è questa strada, che è la strada che noi come ASVI spingiamo, quindi quella della nella direzione indicata dall'Agenda 2030, e c'è un'altra strada però, ahimè, c'è l'altra strada dove invece il rischio forte è che con l'esigenza di dover affrontare i danni economici molto pesanti di questa crisi, e allora a questo punto le esigenze cambiano e si privilegiano il rischio di privilegiare la creazione di posti di lavoro senza preoccuparsi degli aspetti ambientali, senza preoccuparsi delle potenziali disuguaglianze, e quindi riprendere le vecchie ricette rischia di essere anche questa una strada. Quindi noi siamo qui a un bivio alla quale la risposta in questo momento non ce l'abbiamo, ma questo soprattutto dipende da molti fattori, tra cui innanzitutto la risposta che le autorità politiche metteranno in atto. E qui richiamo sempre alla nostra responsabilità di tutti quanti, perché poi anche i corpi intermedi, anche la società civile, anche noi possiamo dare un grande contributo però a questo percorso, possiamo spingere anche perché una delle due strade sia intrapresa. E questo è già un primo messaggio, come dire, di responsabilità che vorrei lasciare. Ma noi abbiamo fatto anche un'altra cosa, chiaramente, per poter fare qualche proposta che qui vi rimando al nostro portale. Ecco, noi abbiamo cercato di aggiornare per quello che si poteva lo stato delle 17 obiettivi in Italia proprio alla luce, all'indomani della crisi del coronavirus. E abbiamo cercato di elaborare su un andamento prevedibile degli oltre 100 indicatori che abbiamo sempre utilizzato per dare la fotografia del paese, abbiamo cercato di aggiornarlo cercando di capire e valutando quali effetti a breve termine, cioè questa crisi, pone ai 17 obiettivi e agli indicatori che per i 17 obiettivi ne vengono indicati. Se proiettate la slide, l'unica slide che ho, che è un grafico molto sintetico, rappresenta se c'è, dovrebbe esserci, l'avevo mandata, forse arriverà. Ecco, è un'immagine dove in realtà c'è. Comincia a parlarne. Bene, niente, no, è un grafico, eccolo qua, vedete molto sinteticamente, in questo grafico vedete i 17 obiettivi e vedete le rappresentazioni. Che cosa succede? Succede che per il goal 1, povertà, per il goal 4, educazione, e per il goal 8, condizione economico-occupazionale, il 9, innovazione, il 10, l'impatto che è atteso è largamente negativo. Mentre per il goal 7, sistema energetico, il 13, lotta al cambiamento climatico, e il 16, qualità della governance, pace, giustizia e istituzioni solide, ci aspettiamo un andamento moderatamente positivo. Per il goal 6, 11, sia acqua, strutture igienico-sanitarie, l'11, condizioni delle città, il 14, le condizioni degli ecosistemi marini, e il 17 della cooperazione internazionale, nel 2020 l'impatto dovrebbe essere sostanzialmente nulla, insignificante. Mentre rimangono 5 gol, dove purtroppo, ahimè, l'impatto non è valutabile, proprio perché non sono chiari gli impatti degli indicatori, gli impatti tra crisi e indicatore, e quindi questi non sono valutabili, abbiamo preferito non dare indicazioni rispetto a questo. Quindi, come avete visto, poi sul portale di ASVIS potrete leggere nel dettaglio che cosa significa il perché di questi dati, non ho il tempo di poterlo fare, ma questo cosa sta a significare?
anche rispetto alla domanda che ho posto prima, che proprio questa analisi che abbiamo posto smentisce una volta per tutti l'idea che una crisi economica faccia bene allo sviluppo sostenibile così come definito nell'Agenda 2030. Cioè, questo sta a dimostrare che se non stiamo molto attenti, se non teniamo alta la guardia, il rischio vero è che noi quella strada della sostenibilità la perdiamo e ne rimaniamo, disorientiamo rispetto a questo. Quindi, il tempo mi è sfuggito, avevo 6 minuti. Quello che voglio lasciare è questo. Indubbiamente, lo dico da adesso, indubbiamente la valutazione dei rapporti che faremo nelle prossime giornate, anche nei prossimi mesi, saranno dei rapporti molto faticosi e molto difficili, perché capite bene che oggi i dati Istat, i dati che abbiamo a disposizione sono anticrisi, non abbiamo dati, dobbiamo costruirceli noi, dobbiamo lavorare noi per poter avere questi dati, quindi diventa tutto molto faticoso, ma intanto è estremamente necessario proprio perché in questo momento abbiamo necessità, una forte necessità di rispondere a quella prima domanda del bivio. O ne imbocchiamo uno e imbocchiamo gli altri. Quindi da questo punto di vista abbiamo la necessità di dare e di offrire indicazioni. E dico che queste tappe, cara Rossella, sono fondamentali, sono, ripeto, fondamentali per costruire proposta e consenso intorno a questo. È fondamentale che questi nostri momenti di incontro, di scambio, di opinioni e di confronto aiutino, servono proprio per aiutare a percorrere quella strada della sostenibilità del cambiamento in un protagonismo nuovo. Chiudo proprio partendo da questo. Come ASVIS abbiamo dato particolare attenzione al territorio, quello che tu hai fatto, stai facendo da diverso tempo, da anni, cioè girare l'Italia con le tappe, è una cosa che noi valutiamo estremamente positiva. Quindi riteniamo che l'attenzione al territorio, l'attenzione a ciò che si muove sul territorio è fondamentale per l'Agenda 2030, è fondamentale per la piena realizzazione dell'Agenda 2030, è fondamentale per la condivisione dei valori che l'Agenda 2030 esprime. E quindi da questo punto di vista, proprio per rafforzare anche un'impostazione comune che abbiamo, Rossella, quest'anno per la prima volta a ottobre noi pubblicheremo, oltre al nostro rapporto nazionale che pubblichiamo ormai da diversi anni sullo stato dell'Europa del paese Italia, lo abbiamo fatto anche per le regioni, però questa volta dedicheremo un volume ad hoc proprio sulle regioni, sulle province, sulle città metropolitane e sulle città, perché vorremmo proprio dare la massima attenzione e disponibilità ad accompagnare questo processo. Quindi, come dire, le nostre sforze continuano a unirsi, a stare insieme per questo lavoro. Quindi quell'augurio che faccio e che lo dico come dire, ottimismo è quello che le parole che ho sentito da Teresa Bianco, che ho sentito da Bona Pugliese, estremamente, estremamente positiva, ecco, le voglio raccogliere tutte e spero proprio che questo avvenga. E questo suo protagonismo, questa sua voglia di fare sia assolutamente poi molto molto presente anche in altri luoghi, perché questo ci potrà dare qualche passaggio, qualche futuro migliore. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie, grazie Gianni. Invito anch'io a stare uniti e supportare ASVIS in tutte le azioni che farà anche a livello istituzionale. Noi già lo facciamo, ma in questo momento è ancora più necessario. Adesso ci colleghiamo con New York, con Donato Calace, che spero. Ci sei ancora, Donato? Sì. Ecco, Sono qui, abbiamo. ciao. Allora, diciamo la verità, Donato, che volevamo fare la tappa alle 10 di stamattina e poi abbiamo pensato a te e abbiamo detto con 6 ore di differenza, anche no, no, scherzo, scherzo. Allora, Donato, raccontaci un po' in parole semplici la tua analisi sul tema della materialità. D'accordo, grazie. Ti ringrazio Rossella per l'introduzione, per l'invito. Ringrazio anche il professor Angelo Russo per avermi invitato ed è un piacere essere con voi questa mattina newyorkese, il vostro pomeriggio
lì a Bari, anche perché essendo pugliese è un piacere contribuire alla mia terra anche a distanza. È uno dei motivi per cui sono andato via, per portare più novità, non per fuggire, senz'altro. Dunque, il mio intervento sarà sul lavoro che svolgo a Dataman e sulla materialità in particolare, che è un tema tecnico. Quindi cercherò di renderlo quanto più possibile accessibile, sostenibile in un'altra maniera per tutti quanti. Brevissimamente su Datamaran. Datamaran è una piattaforma cloud che utilizza Natural Language Processing, che è una tecnologia di intelligenza artificiale, per analizzare la narrativa sulle tematiche non finanziarie, quindi dal cambiamento climatico ai diritti umani e così via, in varie fonti di dati pubblicamente disponibili, quindi dai report aziendali alla normativa, alle news e ai social media. Il mio ruolo a Datamaran è VP of Accounts and Innovation, cioè sono essenzialmente il ponte che lega la nostra community di utenti, che potete vedere qui, abbiamo anche un bel numero di utenti in Italia, di cui vado molto, molto fiero, e il nostro team di esperti. Adesso, focalizzandoci un po' sul tema materialità, che cos'è? Ne è venuto un po' fuori durante i precedenti interventi, anche se non è stato utilizzato il termine esatto, e spero che questa presentazione possa darvi un po' di chiarezza su questo tema che sarà sempre più centrale. Dunque, la prima volta che io ho sentito parlare di materialità mi è venuto in mente questo, un mattone, perché è molto materiale. Sarà che io ho cominciato la mia esperienza professionale anche nell'edilizia, quindi pensavo a questo. E se vi state chiedendo se la materialità effettivamente sia un mattone, lo è, però cercherò di renderlo, diciamo, meno pesante, per tutti voi. Dunque, i principi di materialità vengono dalla tradizione contabile, quindi i commercialisti tra di noi dovrebbero avere familiarità con questo concetto, ma poi sono stati ripresi dai vari framework di riferimento come il GRI, il SASB, l'Integrated Reporting, che ha già menzionato il professor Russo, ma anche TCFD, IASB e così via. Insomma, un vero e proprio minestrone alfabetico di cui non intendo parlare oggi. Facciamo un esempio concreto di che cos'è la materialità. Immaginate di essere il capo della strategia di sostenibilità di una banca. E domani avete una presentazione al vostro consiglio di amministrazione in cui dovete presentare la strategia di sostenibilità, in sostanza su quale iniziativa investire, dove allocare il budget e così via. E semplifichiamo ulteriormente dicendo che avete soltanto due opzioni disponibili. Uno, potete fare delle iniziative per proteggere la privacy e l'information security, oppure potete fare delle iniziative che vanno a proteggere il rinoceronte bianco. Ora, questo è un dilemma di materialità, ossia qual è il tema che è più rilevante, che ha più impatto per la vostra banca. Ora, il buon senso ci suggerisce che customer privacy Information Security, data la natura del business di una banca, è più rilevante di un progetto di conservazione del rinoceronte bianco. Ma se volessimo andare oltre il semplice buon senso, queste considerazioni, volessimo fare delle valutazioni che sono basate sui dati, come possiamo farlo? Come possiamo dimostrare, portare evidenza che un tema è più importante rispetto a un altro tema, che abbiamo più responsabilità di avere iniziative su un tema più che un altro? Ecco, questo è quello che facciamo a Datavan. Adesso vi faccio vedere un esempio di un'analisi di materialità costruita con i nostri dataset. Questo è come tipicamente viene visualizzata l'output di un'analisi di materialità. Potete vedere qui una matrice dove sull'asse verticale è rappresentata la rilevanza che i diversi stakeholder assegnano ai vari temi analizzati e sull'asse orizzontale invece la rilevanza che l'impresa, dal punto di vista della strategia, assegna alle varie tematiche. Ma più interessante della visualizzazione sono i dati che ci stanno dietro, perché quelli permettono di avere un giudizio oggettivo. Quello che Datavan permette di fare è in sostanza creare un universo di tematiche di interesse
che vedete qui nella prima colonna, e dopodiché, utilizzando i nostri algoritmi di Natural Language Processing, andiamo a valutare la rilevanza di queste tematiche nelle varie fonti che analizziamo. Quindi qui potete vedere i report finanziari, i report di sostenibilità, la regolamentazione obbligatoria, la regolamentazione volontaria, le news, social media, l'engagement con gli stakeholder, e così via. In questa maniera si possono fare giudizi di materialità che sono basati su dati, quindi sono più credibili dal punto di vista degli investitori, dal punto di vista del board, e permettono di avere una strategia più solida. Quindi, concludendo anche il mio intervento, come vedete ho cercato di stare quanto più possibile nei tempi. Materialità è un tema fondamentale per stabilire quali sono i confini della responsabilità di impresa. E al di là delle discussioni etiche o reputazionali, per cui occuparsi di diritti umani è giusto da un punto di vista, da un punto di vista morale, oppure occuparsi di diritti umani o del lavoro minorile è importante perché la reputazione può essere danneggiata, esistono anche considerazioni di impatti finanziari di queste tematiche, che sono anche un po' il modo di pensare più aggiornato riguardo alla responsabilità di impresa. Vi faccio un esempio: se io sono Ferrovie dello Stato piuttosto che Terna e ho un importante patrimonio infrastrutturale a livello paese e le mie rotaie possono funzionare entro un determinato range di temperature, se il cambiamento climatico sta portando a una variazione di queste temperature del tempo, questo significa che i miei interventi di manutenzione o lo stesso uso di queste rotaie può essere messo in discussione nel tempo. Questo avrà degli impatti sui miei bilanci. E sono informazioni che gli investitori hanno bisogno di sapere, soprattutto se sono investitori, come investitori istituzionali, che stanno investendo nel lungo periodo nella mia impresa. Quindi la riflessione con cui vi voglio lasciare è che non soltanto la materialità riguarda gli impatti che un'impresa ha sull'ambiente della società dovuti alle proprie attività, ma anche il viceversa, ossia gli impatti che l'ambiente e la società hanno sui bilanci finanziari e sulla capacità di sopravvivenza di una compagnia. E la crisi del coronavirus ci sta mostrando proprio questo, come un tema emergente possa diventare molto velocemente materiale perché ha delle conseguenze economiche, sociali e ambientali molto grandi per tutti noi. Chiudo qui la mia presentazione e rimango online se ci sono altre domande. Volevo dirvi che in caso alla mia presentazione ho anche incluso dei link di risorse utili per chiunque volesse approfondire il tema della materialità. Spero di essere stato nei tempi. Sì, grazie, grazie Donato, sei stato molto chiaro e sei stato perfettamente nei tempi. Anche a te poi chiederemo la disponibilità a pubblicare queste slide in modo che chi vuole andare a vedere anche questi link che tu ci suggerisci lo possa fare. Adesso abbiamo una carrellata di esperienze di aziende. La prima esperienza è quella di Megamark. Se Francesco Pomarico ci sente, passerei a lui la parola. Mi sente Francesco? Vi Ecco, sento. siccome abbiamo tantissime persone che ci stanno seguendo anche da regioni diverse della Puglia, mentre immagino che in Puglia tutti sappiano che cos'è Megamark. Lo auguro. Magari invece le chiederei di raccontarci anche che cos'è questa azienda e che realtà è, come si sta sviluppando e quali sono i progetti che sta portando avanti. Allora, questa azienda è un'azienda di supermercati, quindi in questo momento è sempre operativa ed è sempre sul fronte di questo problema del lockdown. Megamark ha 500 negozi sparsi in tutto il sud Italia e fa parte del gruppo Selex. Selex è una centrale di acquisto dove ci sono altri 15 imprenditori come noi che cercano di comprare al meglio insieme. Megamark nel corso degli anni ha pensato di dotarsi di una fondazione e nell'anno 2000 proprio, quindi quest'anno facciamo 20 anni, non siamo riusciti a festeggiarlo, nel 2000 ha costituito una fondazione.
Diciamo che la vita di questa fondazione è divisa in tre fasi. Nel primo momento è stata costituita solo per dare un supporto alle spese mediche e un aiuto economico al proprio personale. Noi abbiamo circa 3.600 persone. Poi subito dopo abbiamo esteso la cosa alle borse di studio e alle vacanze studio, sempre del personale. Dopodiché ci siamo affacciati al territorio. E quindi da diversi anni emettiamo ogni anno un bando indirizzato al terzo settore dove scegliamo i progetti più belli. Dopodiché abbiamo pensato di fare qualcosa per la piaga del caporalato, visto che la Puglia e in generale il Sud Italia vive questo grandissimo problema. Io ho visitato personalmente un ghetto, anzi due, ho visitato Rignano Garganico e Borgo Mezzanone, e forse è stato, ma sicuramente il giorno più brutto della mia vita professionale, perché ti rendi conto che ci sono 6.000 persone che vivono sotto delle baracche, che già chiamarle baracche è un complimento. E lì ho conosciuto Ivan Sagnè, che è stato il primo a ribellarsi al caporalato, un ragazzo di colore che è venuto in Italia a studiare, si è laureato in ingegneria, per pagarsi gli studi viveva a Nardò, dove appunto veniva sfruttato con pochi euro al giorno. Ivan poi ha costituito questa società che si chiama NoCap. Insieme ad Ivan abbiamo messo sul progetto, all'interno di questo progetto abbiamo messo anche Goodland con Lucio Cavazzoni, che è stato per anni il presidente di Alcenero, e quindi ci siamo spinti sul prodotto biologico, e Rete per la Terra, che è un'associazione di una rete di agricoltori per dare dignità anche al lavoro dell'agricoltore. Quindi diciamo un progetto dove dovrebbe vincere, perché dico dovrebbe perché è partito da un anno e quest'anno l'abbiamo riconfermato, quindi ancora giovanissimo, dovrebbe vincere il lavoratore, l'agricoltore e il distributore. E se vincono tutti e tre, anche il consumatore dovrebbe avere dei vantaggi. I vantaggi sono quelli che abbiamo dato: i lavoratori sono stati regolarizzati, quindi sono stati assunti dalle imprese, dalle associazioni, dagli agricoltori che abbiamo individuato. Grazie all'aiuto della Regione Puglia abbiamo dato anche un mezzo, Puglia e Sicilia e Basilicata, abbiamo dato anche un mezzo di trasporto, quindi il caporale non esiste più perché il caporale organizza la rete, diciamo, logistica, e quindi gli abbiamo dato un mezzo di trasporto. E poi gli abbiamo dato anche un tetto insieme alla Caritas e anche un'assistenza sanitaria. Quindi siamo riusciti a mettere giù questo progetto di cui siamo molto orgogliosi, anche perché il consumatore, almeno ripeto, per il primo anno ci ha dato grandi soddisfazioni. L'abbiamo riconfermato, abbiamo raddoppiato il numero dei barattoli che andremo a produrre, perché si tratta di rossi. I rossi per noi, per la distribuzione, i rossi sono tutto ciò che viene fatto col pomodoro, e stiamo anche andando su anche altri prodotti, come prodotti, diciamo, stagionali, sempre in ortofrutta, quindi cavolfiore, pinocchi, adesso andremo anche su pesche, albicocche e così via. Quindi si sta sempre rafforzando questo progetto IAMME. Grazie Francesco, veramente un progetto molto interessante, molto coraggioso e che mi piacerà poi anche riportare al Salone Nazionale perché è un'esperienza che secondo me è particolarmente significativa. Grazie a Francesco Pomarico per la testimonianza. Cambiamo un Grazie a attimo voi. un po' registro adesso perché abbiamo Antonio Braccio dell'Acquadotto Pugliese e invece facciamo di nuovo diciamo, un percorso legato al tema della trasparenza. Antonio, mi sente? Sì, Sì, eccolo. certo. Ecco, eccoci qua, prego. Buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare per l'invito e per aver partecipato fino adesso a un convegno, un webinar, come si dice oggi, molto interessante. Devo dire la verità, e se per favore mi date la possibilità della gestione della mia presentazione,
come comunicazione di servizio, devo dire la verità che dopo aver sentito tutte queste interventi ho trovato, e quindi la mia presentazione è l'esperienza di AQP, più che la presentazione è quello che vi vorrei dire, anche perché non vedo la presentazione, perché c'è un fil rouge nelle vostre presentazioni che illumina quello che è il pensiero invece che mi ha portato quando sono arrivato qui nel 2017 come direttore amministrazione, finanza e controllo del gruppo AQP, cioè Acquedotto Pugliese, che veramente mi sorprende, e sono contento di questo, nel senso che Acquedotto Pugliese, che è l'azienda nata dalla trasformazione dell'ente nel 99 come società per PA per gestire il sistema idrico integrato, ha nella sua attività il concetto di utilizzo sostenibile e di sostenibilità, la risorsa idrica e l'acqua pulita, ecco perché è anche uno dei goal. Quindi la sostenibilità nell'azienda, nell'AQP c'è sempre stata. Andando sugli aspetti tecnici, il bilancio di sostenibilità si è fatto da tanto ed è insito nell'attività dell'azienda. Quello che è il percorso che si voleva fare, vi volevo rappresentare, ma posso dirlo tranquillamente a parole, è quello di cercare di rendere in una società in cui la nostra reputazione è dare l'acqua, e lo stiamo dando come attività essenziale, servizio essenziale, un po' come la presentazione che mi ha preceduto, che mi ha positivamente, devo dire la verità, toccato, e ringrazio per la sua attività, non tanto per la presentazione, ma per averlo fatto, è quello che è l'attività di tutti i 2000 colleghi dell'Acquedotto Pugliese facciamo giornalmente. Quindi mi sono chiesto, va bene, facciamo un bilancio di sostenibilità, facciamo i bilanci, nella mia funzione che cosa possiamo portare di più? E quindi il percorso che si è voluto studiare è stato il percorso di andare, ahimè, e qui devo ritornare un po' agli aspetti tecnici, di far sì che il bilancio di sostenibilità, qualunque siano gli standard utilizzati, e sono d'accordo che bisognerà trovare un punto di incontro, possa essere combinato e comunicato insieme ai bilanci invece che tradizionalmente vengono fatti in un sistema, prima internamente, perché una delle attività che mi sono ripromesso e che abbiamo iniziato nel 2018 col primo report, noi lo chiamiamo integrato ma non è ancora l'integrated report, e che abbiamo fatto e stiamo producendo quest'anno nel 2019, è quello di avere documenti snelli, sensibili e fruibili prima alla cognizione interna, cioè a noi stessi, a tutta l'azienda che sta partecipando e che partecipa a questo servizio di sostenibilità, che è l'attività stessa dell'azienda. Per poi andare invece a un approccio più, diciamo, numerico di rendicontazione aziendale, non solo dei fatti economico-finanziari e patrimoniali, ma di quelli della sostenibilità, che il Goal 6 è uno dei nostri pilastri, evidentemente. E questo aggiungendo quello che fino ad oggi non era stato fatto, e nemmeno nel 2018 abbiamo integralmente fatto, ma che faremo quest'anno, con un concetto di comunicazione di questa attività, proprio per poter esprimere e dare, conoscenza a tutti quanti, non solo dell'attività che facciamo, che sul territorio chiaramente tutti conoscono, e che è una caratteristica poi dell'Acquedotto Pugliese essere addirittura interregionale in maniera molto, molto distribuita, ma proprio di esprimere questo valore di AQP, quindi non solo la reputazione ma i goal di sostenibilità e l'attività, anche alcune attività di welfare e di supporto al personale di AQP. Quindi nell'ambito di questo processo abbiamo intrapreso questo percorso che si dovrà concludere nel 2020 con la produzione di vero e proprio report integrato. Questo è un po', voglio dire, in breve, senza voler togliere spazio agli altri, e mi dispiace per la presentazione, ma spero di essere stato ugualmente chiaro, è quello di far sì che esca fuori in questo fil rouge di sostenibilità, roadmap economico-finanziaria, rendicontazione non finanziaria, colloquio con i stakeholders e comunicazione all'interno di un argomento che sta diventando sempre più attuale e che penso Acquedotto, comunque, anche
senza aver sposato per adesso un report integrato a tutti gli effetti, comunque porta a tutti gli utenti. Fate conto che serviamo 4 milioni di persone. Slide, poi le metteremo a disposizione. Adesso la parola ad Alessia Bonifazi, quindi torniamo, diciamo, nel mondo della distribuzione organizzata. Alessia, so che tu ci parli di un progetto di solidarietà molto importante. Sì, esatto. Buongiorno Rossella, buongiorno a tutti. Io oggi vi racconto di un progetto di sostenibilità sociale che Lidl ormai ha avviato da più di 2 anni. Riguardo allo spreco alimentare, che è un tema sempre più sentito dall'opinione pubblica e soprattutto diventa ancora più sentito in questo momento di emergenza che ahimè sta avvenendo, e ci confrontiamo ovviamente quasi tutti i giorni con i numeri che sono sempre più allarmanti e che vengono veicolati dalla maggior parte degli organi di informazione. Ed è un tema che ovviamente è anche molto sentito per noi di Lidl Italia, perché in qualità di azienda leader della grande distribuzione organizzata nel paese siamo consapevoli di contribuire purtroppo al generarsi di questi numeri durante il nostro processo distributivo. Abbiamo ormai raggiunto una dimensione rilevante perché siamo presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 650 punti vendita, 10 piattaforme logistiche gestite da una squadra che è più una famiglia molto allargata, perché siamo ormai più di 16.500 collaboratori. Ed è proprio, diciamo, la nostra presenza in Italia da ormai più di 28 anni ha visto uno sviluppo continuo di un profondo legame con il territorio in cui operiamo, e il nostro diciamo senso di responsabilità verso questo territorio ci ha appunto spinto a collaborare per trovare un progetto che ci consentisse da un lato di esprimere la nostra riconoscenza verso il territorio e dall'altro di metterci a disposizione della comunità. E grazie anche alla semplificazione portata poi dalla legge Gazza, abbiamo sviluppato insieme alla Fondazione Banco Alimentare un progetto dedicato al recupero delle eccedenze che si generano nei nostri punti vendita e nei nostri centri logistici. Abbiamo scelto il Banco Alimentare perché, oltre ad essere un partner serio, è un soggetto che come noi è presente appunto in maniera molto capillare su tutto il territorio nazionale. Dalla nostra collaborazione è nato il nostro progetto, che è un progetto che si chiama Oltre il carrello Lidl contro lo spreco, e che ha appunto l'obiettivo di riuscire a recuperare il numero maggiore di eccedenze trasformandole in pasti che poi possono essere donati alle persone che effettivamente ne hanno più bisogno. I protagonisti di questo progetto sono senza dubbio i nostri colleghi che operano all'interno dei punti vendita, perché non solo sono i primi testimoni dello spreco che ahimè viene generato, sono anche i primi a volerlo ridurre, ma sono soprattutto gli interlocutori primari dei volontari delle associazioni caritative collegate al Banco Alimentare, che con una frequenza che è quasi giornaliera si recano presso i nostri punti vendita per recuperare appunto le eccedenze. Si tratta innanzitutto di ortofrutta, di panificati, di prodotti secchi confezionati che sono assolutamente buoni e sicuri per il consumo da parte dell'utente finale, ma che per via di qualche piccolo difetto estetico purtroppo non corrispondono più ai nostri standard commerciali e di fatto non possono essere venduti. Noi siamo partiti appunto oltre 2 anni fa con questo progetto e ad oggi sono più di 380 i supermercati Lidl attivi con il progetto, e abbiamo l'obiettivo di estendere questa attività il prima possibile a tutta la nostra rete vendita. È un obiettivo ambizioso, però siamo consapevoli dell'importanza sociale di questo progetto, perché i numeri che monitoriamo costantemente ci danno ragione. Abbiamo recuperato dall'inizio dell'attività ad oggi oltre 9.000 tonnellate di cibo, che se ci pensiamo sono numeri davvero eclatanti, perché corrispondono, secondo i parametri del Banco Alimentare, a più di 18 milioni di pasti
che sono stati erogati a persone bisognose e che ahimè fino a poco tempo fa purtroppo venivano gettati nella spazzatura. Noi abbiamo anche coinvolto molto i nostri collaboratori grazie a una campagna molto sentita di comunicazione interna su questo progetto attraverso la nostra piattaforma intranet aziendale, e abbiamo notato con grande piacere quanto è aumentato il senso di appartenenza anche dei nostri colleghi all'azienda, come testimoniano alcuni commenti che potete vedere all'interno di questa slide, e sono sempre molto più numerosi i punti vendita che ci chiedono appunto di essere partecipi del progetto. Un progetto che quindi ha tantissimi benefici, non solo gli evidenti benefici sociali e i benefici ambientali, perché di fatto riduciamo da un lato i rifiuti e il loro smaltimento, ma riusciamo ad utilizzare anche le risorse in maniera più consapevole, perché sprecando il cibo sappiamo tutti che purtroppo andiamo anche a sprecare tutte quelle che sono state le risorse utili alla sua produzione. Ma ci sono dei benefici anche molto importanti dal punto di vista aziendale, perché un progetto del genere ci consente di essere percepiti come azienda responsabile e non solo dagli stakeholder esterni, ma e anche soprattutto direi dai nostri stakeholder interni, che sono i nostri colleghi. Ed è un progetto che assume una valenza fondamentale soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, che non è un momento che ci vede solo coinvolti in un'emergenza sanitaria, ma questa emergenza sta diventando purtroppo sempre anche più un'emergenza sociale, ed è per questo motivo che ci siamo attivati da subito con tantissime donazioni. Stiamo sostenendo molti comuni, molti enti e molte associazioni su tutto il territorio, tantissime in Puglia devo dire, con donazioni non di eccedenze, ma con donazioni di beni di prima necessità. Stiamo continuando su questa strada perché siamo convinti appunto che sia un modo per dimostrare la nostra vicinanza al territorio in un momento in cui, come quello che stiamo vivendo, siamo sempre più convinti che ognuno debba fare la propria parte. Grazie Alessia, perché sei stata chiara e anche nei tempi. Progetto molto bello, io vi ho un po' seguiti dall'inizio, mi fa piacere vedere che non solo continuate, ma implementate questa attività che è veramente molto molto importante, come sottolineavi tu, anche in questo momento difficile. Adesso siamo sempre nel mondo della distribuzione, però per parlare di un altro argomento. Michele Sgaramella, ci sei Michele? Vediamo se c'è Michele Sgaramella, che era collegato poco fa. Ah, bravo. Allora, Michele Sgaramella ci parla di un altro aspetto, diciamo, della sostenibilità. Ce lo racconta senza slide, ma in modo chiaro e sintetico. Prego, Michele. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare, insomma, della possibilità di esternare, insomma, questo progetto a tutti voi. Apulia Distribuzione è un centro di distribuzione che lavora nel campo della grande distribuzione un po' in tutto il sud Italia ed è presente in Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata con il marchio Carrefour e altri brand di propria proprietà come Rossotono, che abbiamo lanciato nel 2018. Come infatti anticipavo, Rossotono è un progetto che è nato per valorizzare la filiera della carne e offrire ai propri clienti un prodotto certificato e sicuro. Quindi nel corso di questi anni abbiamo effettuato un percorso. Difatti, perché nacque questo progetto? Nacque in un periodo storico, non so se ricordate, diciamo in tutto il mondo della GDO, il crollo delle vendite delle carni rosse del 2018. Difatti la diffusione di questo brand è diventata importante, in quanto abbiamo voluto certificare il contatto tra il consumatore e il distributore, con un brand che creasse, diciamo, fiducia e fidelizzazione nel consumatore. Difatti Apulia, come sua prassi, insomma, non si affida ad un unico importatore o una serie di grandi importatori, ma ad una serie di fornitori sparsi sul territorio selezionati, che crescono e allevano il prodotto seguendo delle indicazioni ben specifiche.
Difatti tutte le carni a marchio Rosso Tuono vengono da prevalentemente da allevamenti made in Italy, vengono lavorate e confezionate negli stabilimenti di Apulia Distribuzione, difatti dove è presente una vera e propria industria delle carni con stock e, come dire, lavorazione e vendita all'ingrosso e al dettaglio all'interno del circuito di Apulia e appunto di Rosso Tuono. E appunto dal 2020, dato che abbiamo cambiato gruppo da poco, da qualche mese, in tutti i punti vendita a marchio Carrefour che sono appartenenti alla nostra rete. Grazie alla blockchain però cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un progetto che lanceremo a maggio dove si potrà garantire la tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera con forti benefici in termini di sicurezza per il cliente che semplicemente inquadrando il QR code apposto sull'etichetta potrà verificare tutti i passaggi che il prodotto che sta acquistando, il percorso che questo prodotto ha fatto, quindi dall'allevamento, partendo dall'allevamento fino al banco di vendita. Difatti la riflessione che abbiamo fatto qual è stata? È che la valorizzazione della filiera è di per sé fondamentale, però il contesto storico che stiamo vivendo e quindi il Covid-19 che ha un po' tolto tutte le certezze che noi avevamo, ha spinto ancora di più a puntare al Made in Italy. Difatti crediamo che sia dovere innanzitutto sociale che oggi la grande distribuzione ha di sostenere l'economia italiana e quindi un po' come ho visto dall'amico e collega Francesco Pomarico che saluto, che sostenere l'economia italiana, come dire, è importante e fondamentale. Infatti questo progetto lavora esclusivamente con prodotti che saranno di filiera Rosso Tuono provenienti da allevamenti esclusivamente made in Italy e che rispondono a dei criteri di qualità e di sostenibilità che per noi sono diventati essenziali. Però un altro concetto che va rilevato è il discorso dell'uscita e quindi del prezzo, perché molte volte purtroppo italiano vuol dire anche prezzo più alto rispetto a un prodotto estero. Quindi abbiamo lavorato anche per portare un prodotto nazionale ad un posizionamento di prezzo al pubblico notevolmente più accessibile e quindi che rientra con un posizionamento di pricing sullo stesso livello del prodotto al prodotto estero. Questo è un concetto fondamentale. Difatti abbiamo deciso di eliminare il contrasto che c'era prima, offrendo al consumatore il prodotto e la qualità italiana allo stesso prezzo o quasi del prodotto estero, sviluppando così, diciamo, innanzitutto sviluppando volumi a sostegno della filiera italiana dell'economia locale, che in questo periodo deve essere, a nostro modo di vedere, fortemente supportata. Questo è quello che è nato e che ho la possibilità di comunicarvi di questo esperimento economico e sociale che abbiamo fatto e credo che a seguito dell'uscita al pubblico di questa campagna, di questa iniziativa, il consumatore possa apprezzare insomma questo importante esperimento che stiamo portando avanti. Grazie Michele, anche perché anche questa è trasparenza, quindi la tracciabilità e anche la voglia vostra di sperimentare mi sembra un messaggio molto molto positivo. Siamo un po' in ritardo, per cui passo subito la parola a Giulia Genuardi di Enel, e spero non ci abbia abbandonati nel frattempo. Ci sei, Giulia? No, ci sono, eccomi. Torniamo con Giulia, che è stata anche citata Enel in apertura, esatto, da Angelo Russo. Torniamo al discorso del bilancio. Ok, adesso non so se... aspettate un attimo che metto le due chart. Allora, in realtà io avevo deciso... Innanzitutto ti ringrazio, Rossella, dell'invito, come sempre.
E in realtà avevo preparato due o tre parole che ho cambiato totalmente dopo l'intervento del professor Russo, in maniera tale da essere un attimo in maniera un po' più interattiva, ovviamente sugli assist che mi ha lanciato. Allora, in realtà il primo messaggio che volevo trasmettere è: noi possiamo fare la rendicontazione di sostenibilità solo se facciamo la sostenibilità all'interno della nostra impresa. Cioè, pensare di partire dall'ultima parte, quindi dal reporting, in realtà non ci garantisce poi che effettivamente facciamo quei cambiamenti che le aziende oggi sono chiamate a fare. Ecco perché in questa prima chart che vedete io vi ho messo quattro messaggi chiave. Il primo innanzitutto è che il compito della sostenibilità in azienda è guardare al futuro e cogliere quelli che oggi noi chiamiamo segnali deboli, cioè quello che oggi probabilmente non ha un impatto di tipo economico-finanziario, che è quello di cui noi siamo più abituati ad apprezzarne la portata, ma che probabilmente nei prossimi anni avrà degli impatti anche abbastanza rilevanti. Secondo elemento, e si lega all'intervento di Donato Calace sulla materialità, è che noi dobbiamo ascoltare gli stakeholder e ascoltarli tutti, dove l'investitore è solo uno degli stakeholder che noi ascoltiamo, perché fondamentalmente interessa ascoltare i clienti, i fornitori, le persone che lavorano all'interno dell'azienda, le istituzioni, cioè è fondamentale la mappatura degli stakeholder e mappare quelle che sono le esigenze di tutte le categorie e capire anche come queste si sposano o meno con la strategia dell'azienda. Dopo dobbiamo definire i nostri obiettivi e dobbiamo creare il nostro percorso per diventare sostenibili. Soltanto dopo che abbiamo fatto queste tre cose possiamo cominciare a parlare di far disclosure e quindi di fare il nostro reporting, quindi alla fine di un percorso. E noi dobbiamo mettere la sostenibilità, lo ripeto, nel piano strategico, è stata detta all'inizio, perché è tutta l'azienda che si deve muovere in un'ottica di strategia sostenibile. In termini banali dobbiamo abbandonare il sostantivo sostenibilità e farlo diventare l'aggettivo sostenibile legato al modello di business. Vado alla seconda chart e colgo lo spunto dell'articolo di Etica News lanciato dal professor Russo, che dice Enel si fa il suo integrated. Enel si fa il suo integrated, è vero, non abbiamo seguito lo standard dell'IRC, dell'integrated reporting, standard framework di rendicontazione abbastanza noto a chi si occupa di questa materia. Perché? Perché abbiamo studiato molto bene la compliance, abbiamo studiato molto bene gli standard e abbiamo deciso di mettere davanti a tutto la trasparenza nei confronti degli stakeholder e capire a chi andavano quelle informazioni. Per cui abbiamo ritenuto importante che le informazioni si parlassero, le finanziarie e le non finanziarie, insieme, in maniera tale che quando un stakeholder leggeva la nostra rendicontazione riusciva a seguire il modello di business. Non era importante se era un tema finanziario o non finanziario, doveva seguire quello che era importante per l'azienda e che era importante per lui per avere un certo tipo di interesse nella nostra azienda stessa. Mi preme sottolineare che io sono molto contenta dei risultati che il professore ha letto in negativo, io li leggo in positivo, della correlazione tra il GRI e i principi contabili. In realtà noi, secondo me, dobbiamo avere come riferimento lo stakeholder. Chi è che legge un bilancio finanziario? Legge il bilancio finanziario l'investitore. E quindi è corretto che non tutti gli elementi coperti dal GRI siano rilevanti finanziariamente. Tutti gli altri che non sono rilevanti finanziariamente io li trovo nei documenti di approfondimento, che possono essere una relazione di corporate governance, che può essere un bilancio di sostenibilità, che può essere una relazione sulla remunerazione. Ecco che avere una struttura di corporate reporting chiara, dove ognuno sa esattamente qual è il documento di riferimento per lo stakeholder di riferimento e si può muovere tra un documento e l'altro, diventa il nostro punto di riferimento. Non è più un bilancio integrato o no, è il sistema di corporate reporting dell'azienda che deve essere semplice, chiaro e destinato allo stakeholder. Quindi chiudo dicendo che quello che effettivamente ci fa fare, ci aiuta a navigare in questo mondo, sarà e sarà sempre di più il tema della materialità. Dovremo sempre più identificare cos'è materiale per l'azienda, cos'è materiale per gli stakeholder e poi essere bravi a raccontare questi temi in maniera chiara ma rigorosa, perché anche se un KPI è qualitativo deve essere raccolto in maniera rigorosa, deve essere accountable come si suol dire,
e deve essere riportato in questo sistema di corporate reporting che è unico e che deve essere semplice, non possiamo avere 17 documenti come alcune aziende fanno, deve essere semplice, chiaro e mirato. Quindi andiamo un po' oltre la compliance e mettiamo davanti quella che è la materialità per i nostri stakeholder e la trasparenza, nel rispetto ovviamente di regole e di accountability. Grazie, grazie Giulia. Grazie. Io direi datevi appuntamento, professor Russo e Giulia, al Salone Nazionale, che spero in parte possa essere live in Bocconi, perché su questo magari facciamo un confronto un po' più approfondito di quanto purtroppo oggi a causa del tempo non potevamo fare. Però ci saremo. Mi fa piacere che ci sia questa vivacità anche all'interno della nostra tappa di Bari. L'ultimo intervento è quello di Veronica Padula di Infocamere. Veronica, mi senti? Ci sei? Sono Rossella, eccoci. Eccoci. Così Veronica ci chiude questa carrellata di esperienze raccontando cosa sta facendo Infocamere, ma anche con un focus sulla sede di Bari. Prego. Sì, sì, sì. Vediamo un attimo se riusciamo a condividere lo schermo. Eccola qui. Bene, noi insomma volevamo raccontare anche la nostra esperienza di approccio, diciamo, al tema della sostenibilità che noi abbiamo intrapreso, diciamo, nel 2017 all'interno della nostra azienda. Quindi in poco più di un anno noi abbiamo predisposto i due pilastri principali che sono la politica di sostenibilità e il piano di sostenibilità per il biennio 18-19. Nella politica quindi sono sanciti quelli che sono i nostri valori della responsabilità sociale, economica e ambientale per applicarli poi in maniera trasversale e trasparente all'interno di tutta l'azienda. Il piano quindi raccoglie questi valori e cerca di trasformarli in degli obiettivi condivisi da tutta l'azienda, dove il relativo raggiungimento viene messo insomma a disposizione dell'interno e all'esterno nella nostra pagina di sostenibilità e all'interno del bilancio che abbiamo redatto nella sua prima versione appunto nel 2017. L'impegno che in questi anni abbiamo profuso, diciamo, su queste tematiche ha fatto sì che circa l'86% dei nostri obiettivi di piano siano stati traguardati nel biennio e il restante 14% riproposto nel nuovo piano di sostenibilità 2021. Quindi parliamo, diciamo, volevamo testimoniare all'interno di questa tappa anche un progetto, diciamo, concreto, al di là della diffusione che noi continuamente facciamo all'interno dell'azienda dei valori, che è la ristrutturazione della nuova sede di Bari che noi abbiamo completato nel 2019, che per noi rappresenta quindi un esempio di trasposizione concreta dei valori di sviluppo sostenibile di Infocamere all'interno dei territori dove ci inseriamo. Quindi investire sul capitale umano, sulle piattaforme tecnologiche e sui contesti di lavoro. La nuova sede quindi noi l'abbiamo ristrutturata modellando quindi gli spazi con logiche di sostenibilità ambientale e sociale, cercando di porre sempre al centro le persone, incentivando lo scambio, la condivisione e il confronto, utilizzando quindi anche apparecchiature multimediali che rispondono alla flessibilità delle esigenze lavorative e cercando di proporre anche dei nuovi modi di lavorare all'interno della nostra realtà. Quindi abbiamo attivato delle iniziative di work-life balance verso i nostri dipendenti, attivando da tempo progetti di smart working, orari flessibili e permessi aggiuntivi e dei piani di welfare, proprio per diffondere al nostro interno quella che è la cultura di sostenibilità verso le nostre persone. Questo ci ha concesso poi di arrivare, diciamo, relativamente pronti rispetto a questo momento di emergenza Covid-19. Infatti nel giro di una settimana abbiamo cercato di porre tutti i dipendenti la strumentazione per poter lavorare in smart working e quindi nel nostro impegno primario, che era quello di tutela della salute dei lavoratori e anche del contesto sociale in cui ci inseriamo, ha portato il 95% dei dipendenti in smart working. Abbiamo attivato servizi di connettività alle camere di commercio che sono nostre socie, abilitando circa 4.000 persone al lavoro agile. Abbiamo avuto una continuità nell'erogazione di tutti i nostri servizi e cercando anche di accelerare e promuovere quella che è la cultura, insomma, digitale delle imprese a cui eroghiamo servizi.
Per poi, quindi, per noi quindi sostenibilità e responsabilità rappresentano le parole chiave dello sviluppo della nostra società e sono valori che permettono di trasformare questa emergenza anche del Covid-19 in un'opportunità per accelerare l'adozione di comportamenti più virtuosi e sviluppare, diciamo, accanto a quelli che saranno gli anticorpi biologici, anche degli anticorpi digitali per dare al nostro paese dei nuovi strumenti per ripartire. Quindi Infocamera è così pronta per affrontare questo futuro con una nuova politica di sostenibilità aggiornata appena approvata, insomma, quest'anno, dove i valori ESG vengono integrati con quello dell'innovazione che è concepita come diffusa e condivisa e col nuovo piano di sostenibilità che raccoglie le prossime sfide che ci attendono come azienda. Grazie, grazie Veronica. Presentazione anche qua molto chiara e sei stata tranquillamente nei tempi. E, tra l'altro, molto bella la vostra sede che è alla Fiera del Levante, giusto? Sì, alla Fiera del Levante, sì. E poi anche il murale, insomma, che è rappresentato sulla facciata ricongiunge un po', perché lo stesso lo abbiamo anche qui sulla sede di Padova e quindi è anche un fil rouge tra le nostre sedi e i nostri valori. Complimenti, complimenti, perché è molto interessante anche questa scelta, anche della, perché come dico sempre io, la sede può anche l'edificio stesso, no, trasferire dei messaggi, quindi assolutamente, il vostro lo trasferisce. Grazie. Allora, noi adesso dovremmo avviarci alle conclusioni che vengono tirate dal professor Francesco Manfredi. Siamo in ritardo perché dovremmo aver già chiuso. Chiedo a Camilla se c'è qualche domanda o se possiamo passare la parola a Francesco Manfredi. No, Rossella, non abbiamo avuto nessuna domanda. Beh, allora vuol dire che i nostri relatori sono stati così bravi da spiegare tutto in tempi anche così ristretti come quelli che abbiamo avuto in questa tappa. Francesco, ci senti? Vi sento, eccoci, buonasera, io non ho presentazioni. Tiro le conclusioni ringraziandoti, ringraziando anche tutti i tuoi collaboratori, ringraziamo loro che così ci ricordiamo anche di loro, bravi come sempre. Tu mi inviti ben sapendo che io sono un provocatore, adesso mi hai messo in fondo sperando che impazzino la mia provocatorietà, ma in realtà ti è andata male. Allora, cerchiamo di tirare un po' le fila di queste nostre riflessioni, partendo dalla presa d'atto che mentre stiamo ancora affrontando le quattro crisi, quella valoriale, culturale, della politica e delle politiche sociali ed economica che abbiamo già illustrato e che abbiamo già ragionato negli anni scorsi, le quattro crisi sono diventate cinque. Abbiamo anche la crisi sanitaria che e quindi peggiora ulteriormente la situazione, io sono d'accordo con Bottalico, e crea ulteriori problemi in un momento in cui ancora la globalizzazione e i suoi effetti impattano fortemente sulle comunità. Io ne ricordo uno di questi effetti e poi la conseguenza di questo. Intanto il fatto che progressivamente si sono squilibrate le relazioni economiche con un'accentuazione della competizione rispetto alla collaborazione con l'inversione delle relazioni fra valore e dinamiche economiche. Un tempo i valori guidavano le dinamiche economiche, i processi, le strategie delle aziende, oggi invece è un po' il contrario, le dinamiche economiche modificano i valori delle comunità, delle persone. Questa conseguenza, la conseguenza di questo è quella di aver visto un processo di deterritorializzazione del sistema produttivo e finanziario che ha provocato l'indebolimento, se non la morte, del capitalismo industriale di mercato, ha diminuito l'autonomia degli stati e ha fatto emergere con sempre maggior forza un capitalismo speculativo e finanziario che in molte regioni, in molti contesti ha portato veri e propri fenomeni di deindustrializzazione e di sperequazione territoriale. Perché dico tutto questo? Tu ti chiederai, Rossella. Beh, perché secondo me noi abbiamo visto due logiche diverse, era fra le righe degli interventi che ci sono stati del concetto di responsabilità sociale di impresa. Io non vorrei che si andasse verso una logica della responsabilità sociale di impresa che è finanziaria, diciamo che è compatibile con questo capitalismo finanziario, dove, come dire, anche il presentarci in un certo modo in realtà sia funzionale a
aumentare il valore della nostra agli occhi dei mercati, degli investitori finanziari, degli azionisti e così via. Ricordo a tutti che solo il 20, una delle ultime analisi sulla responsabilità sociale d'impresa rispetto ai cittadini, come i cittadini la vedono. In Italia solo il 20% dei cittadini sa di cosa si tratta e la metà di questo 20% crede che siano operazioni di facciata. Quindi dobbiamo stare molto attenti, sintesi, a equilibrare le due logiche, sintetizzo in questo modo. Azioni e ricerca di trasparenza a valenza interna, il concetto interno è sbagliato, ma per farci capire dai nostri ascoltatori, azioni e trasparenza a valenza interna, cioè diciamo così a valenza economica rispetto al valore economico che l'azienda è chiamata a produrre da un lato, e azioni e trasparenza a valenza esterna, quindi non di tipo economico, il concetto di valore sociale. Oggi la moderna responsabilità sociale d'impresa, secondo me, deve puntare più sulla seconda dimensione, lo dico da anni, che non sulla prima. La prima dimensione, qui non sono completamente d'accordo con il Presidente Nuccio, è un amico, mi permetto di fare questo distinguo. La responsabilità sociale d'impresa, diciamoci la verità, non è questa grande determinante del vantaggio competitivo per le imprese. Il vantaggio competitivo per le imprese viene generato da ben altre cose in termini strettamente aziendali, l'innovazione, la qualità dei prodotti, la diversificazione dei prodotti, l'efficienza, i processi di comunicazione e tante altre cose. Queste sono gli elementi che garantiscono alle imprese il vantaggio competitivo vero e sostenibile, non certo, come dire, bilancio scritto in un certo modo o qualche operazione. Invece tutto quello che noi abbiamo visto ha, io credo, chi l'ha fatto in modo forse più consapevole, chi in modo meno consapevole, un grande impatto, una grande valenza sulla dimensione esterna, cioè sulla dimensione del valore sociale che le imprese possono produrre nel breve periodo, nel medio periodo, e quindi di ritorno sull'apprezzamento e sulla produzione di valore economico che loro possono fare garantirsi durevolmente nel lungo periodo. E ecco perché Bottalico dice siamo ad un bivio, basta una crisi perché si torna indietro. Certo, si torna indietro perché le imprese non sono riuscite ancora a sperimentare, diciamo nella loro maggioranza, a sperimentare quel concetto di responsabilità sociale d'impresa che significa riprendere, contribuire a riprendere il controllo delle comunità in cui operano, cosa che è emersa invece in alcuni dei casi che noi abbiamo visto. Alcuni di questi manager sono entrati nella loro comunità, hanno quasi pianto davanti ai bisogni che hanno visto provenire dalla loro comunità e hanno agito realizzando azioni a pieno titolo, che possiamo dire, di responsabilità sociale d'impresa, che significa strutturare, rafforzare le alleanze collaborative con la comunità, tra imprese socialmente responsabili e attori territoriali, iniziare da quelli pubblici, da quelli del non profit, che diventano delle vere e proprie forme di governo sussidiario e partecipato di quelle comunità e anche di azione per aumentarne l'intelligenza collettiva e il capitale sociale. È l'economia dell'appartenenza di cui abbiamo già iniziato a parlare, quello che garantisce poi nel lungo periodo il valore competitivo delle imprese e il poter affrontare anche crisi come quella sanitaria che abbiamo visto. E tutto ciò detto, quindi ti faccio un invito, l'anno prossimo lavoriamo, se riterrai o quando riterrai di fare la tappa su Bari, per mettere in fila tutte le esperienze di tipo comunitario che hanno garantito proprio questo governo diverso della comunità, un governo partecipato, collaborativo, orizzontale, dove le imprese hanno fatto a pieno titolo responsabilità sociale, hanno garantito la crescita della loro comunità. E questo secondo me è, come dire, un obiettivo per alcune aziende già più avanti, che sono già più avanti in questo campo, su questa strada, in parte concretizzato, per altre che dovranno assolutamente concretizzare. Quindi, in sintesi, due prospettive un po' diverse di questo concetto di responsabilità sociale d'impresa che abbiamo visto anche stasera nei casi presentati, che non sono incompatibili, anzi dobbiamo trovare l'equilibrio fra queste due dimensioni,
l'impresa è chiamata a produrre valore economico e così facendo può produrre valore sociale. La responsabilità sociale, secondo me, parte da un'altra prospettiva. L'impresa si mette consapevolmente a produrre valore sociale per la sua comunità, per il suo territorio, sapendo che questo nel medio-lungo periodo la porterà ad aumentare il suo valore economico, il valore economico che è in grado di produrre. È anche un augurio che facciamo a tutti i nostri protagonisti e ai tanti che sentiremo nei prossimi mesi. Grazie. Grazie Francesco Manfredi. Abbiamo già il titolo della tappa del 2021, le imprese che fanno comunità. Bene, ci siamo già portati avanti. Allora, a questo mi punto... permettete di fare un'osservazione, sì, visto sì, la chiusura del dottor Manfredi? Le imprese, bisogna che qualcuno abbia anche un senso di responsabilità nei confronti delle imprese. Perché non ci saranno imprese che faranno responsabilità se qualcuno, e non mi fate fare i nomi, a livello di macrosistema darà alle imprese la possibilità di ripartire, perché il lockdown non l'ha voluto nessuno. Quindi dobbiamo essere messi anche nelle condizioni di fare responsabilità. E credo che in queste condizioni sarà difficile. L'anno prossimo non so se ci incontreremo a parlarci di un sistema imprenditoriale competitivo e responsabile, se queste devono continuare ad essere le condizioni che ad oggi ci stanno offrendo come importante piano strategico per la ripresa economica, perché io onestamente non sto vedendo qualcosa di concreto, se non un ulteriore indebitamento da parte di noi imprese, che insomma non credo sarà sostenibile nell'ottica della competitività globale. Italia non andrà avanti. Mariana, tu avevi aperto con una positività che è stata ispiratrice. Con uno scoramento. Io sono oggettivamente positiva, ma quando mi viene detto che poi è a carico del sistema industriale quello di manifestare questa responsabilità nei confronti della comunità che già stiamo implementando, è ovvio che mi viene poi sottolineare che poi ci deve essere comunque una responsabilità del sistema governativo nei nostri confronti, perché insomma noi non possiamo sorreggere l'economia senza essere sorretti. Presidente, lo condivido pienamente. Era giusto che dobbiamo fare da soli tutto, condivido è un po' difficile. Ma ecco perché dico, le imprese che diventano imprese responsabili devono partecipare al governo delle loro comunità direttamente insieme agli attori. Magari ci rendono partecipi. Questo va deve bene. Essere. Va bene, vi lascio al prossimo dibattito. Lo facciamo io e lei. Va bene, allora adesso chiudiamo veramente perché abbiamo avuto una carrellata sul serio, interessante, di esperienze, di riflessioni. Come al solito vi do appuntamento alla prossima tappa, che sarà a Trento. Quindi pensate, passiamo da Bari a Trento, ma non abbiamo più problemi di viaggi, di alberghi, di spostamenti, per cui sarà tutto più facile. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci a presto. Grazie a tutti.